Walter, ho ancora un po' di ferro da darti. Cosa ti serve? Questa volta niente tappi, dammi un po' di karma positivo, va? Questi ultimi due DLC mi hanno fatto capire una cosa. Abbiamo bisogno di più peso trasportabile. Beh, questo effettivamente potrebbe esserci utile. Beh, anche questo non è male. Mi devo ricordare anche di questa, perché siamo abbastanza lenti. Quindi iniziamo da questa. E prendiamo anche la schiena resistente. Tanto sappiamo tutti come andrà a finire. Più spazio ho nell'inventario, più lo riempirò. Ehi, Moira, hai qualcosa di nuovo per me? Ah... M14 Black End Sniper per 9 tappi. Armature belle invece ne hai? Soldato delle Wasteland, eh? Anche di tre tipi diversi. Prendiamo quella pesante allora. È il momento di cambiare vestito. Ok, non è male, sta bene con il casco che abbiamo trovato nel pit. 275 di danno in quelle condizioni, eh? Paloma, mi sa che è il momento di salutarci. Andiamo da qualcuno che sa come sistemare le cose. Sappi che tu sei il mio uomo di fiducia ormai. 374 di danno. Ecco, questo è il danno di un cecchino. In questo momento mi andrebbe di provarlo su qualsiasi cosa. Ad esempio... Beh, funziona anche da questa distanza, quindi... Benvenuto in squadra. A proposito... Effettivamente avevo detto a quella signora che l'avrei aiutata. E devo ancora sistemare il casino che ho combinato... alla Torre Tenpenny e sistemarmi un po' il karma per quello che ho fatto nel pit. Qualunque cosa scegli di farci, sarà sempre qualcuno che avrà da ridire. Io vado a prendere una barca, voi tenete d'occhio la casa. Ma... voi da quando siete qua? Non è mai apparsa sta gente vicino alla barca. Ok, il pericolo dei Mylurk è andato, signora. Dove potrebbe essere sua figlia, signora? Non sono mai stata a Point Lookout, quindi non saprei. Ha detto che stava andando a trovare la sua via. Potrebbe essere ovunque. Ma ricordo che lei ha parlato di un certo frutto di punga e di quanto fosse conveniente piantarla qui. Forse è qui nei paraggi. Ottimo, sua figlia è entrata in un culto e non sappiamo nulla. Cercherò di rimediare tutti i miei errori. Allora... Ben benvenuto, sono Tobar il traghettatore e questo splendido vascello è la duchessa Gambit. Siamo appena tornati da Point Lookout, ma ripartiremo tra poco. Ti interessa? Sai, il tuo sorriso non mi dice nulla di buono e quegli occhi trasudano sicuramente male intenzioni. Ma devo farlo. Dal tuo aspetto direi che arrivi dalla zona contaminata, quindi andrò direttamente al punto. A Point Lookout troverai cibo sano. Certo, fresco, come da altre parti, no? E tesori ancora intatti. Ma fai attenzione perché non troverai solo mostriciattoli esotici e indigeni inospitali. Quindi, se non sei abbastanza uomo, rimani qui. Cioè, io non sono abbastanza uomo e hai portato una ragazzina da quelle parti? Sei una persona abbastanza confusa, Tobar. Nadine, ragazzaccia insolente con più curiosità che buonsenso. Ha dato così fastidio durante il viaggio che l'avrei volentieri gettata a mare. Si è salvata solo perché mi ricordava molto me alla sua età. Ah beh, due geni allora. L'ho vista da quando siamo arrivati a Point Lookout. Conoscendola sono sicuro che si è cacciata in qualche guaio. Ottimo, d'accordo, dammi un biglietto. Cerchi fortuna e successo? Orca troia, 300 tappi. Andiamo allora. Quando vuoi, riposati pure sul lettino nella cabina. Saremo a Point Lookout in un attimo. Certo, certo. Signora, cercherò sua figlia. Oh, ma che gentile. Mi apri anche la stanza, eh? Wow, che casino sto luogo. Con tutti i tappi che ti fai con i biglietti dovresti prendere una signora delle pulizie. Do il benvenuto a bordo. Partiamo per Point Lookout. In queste terre desolate si trova un'isola. Un'isola chiamata Point Lookout. Il cui cielo è grigio come l'umore delle sue persone. Non c'è nulla di buono a Point Lookout, ma forse troverai la tua strada. Beh, eccoci arrivati. Cavolo, l'atmosfera qui fa proprio schifo. Ti do il benvenuto a Point Lookout. Il viaggio è andato bene. Il tempo è bello e umido e tutto là fuori è splendido come sempre. Cavolo, degli standard veramente di merda per dire che questo posto è bello. Quindi il fumo non è una cosa buona? No, non molto. Solo la vecchia villa di Calvert.
Solo un'immensa tenuta abbandonata piena di roba da saccheggiare. Sai, niente di più. Certo. In effetti ti avevo detto che Point Lookout era perfetta per una caccia al tesoro, ma sono rare le giornate in cui pervengono segnali come quello. Ok, va bene, io vado a cercare quella ragazza allora. Oh, guarda, una pianta locale. Grazie. Beh, certo, non può essere peggio di essere al Sierra Madre. Come faccio a conoscere il Sierra Madre? Bah, l'avrò letto da qualche parte. Un contrabbandiere, eh? D'accordo, sarai la mia prima vittima per provare questo nuovo fucile. Ottimo. Credo che io e te andremo molto d'accordo. C'è veramente troppa nebbia da queste parti. Non mi piace l'aria che tira da queste parti. Porca troia. E tu da dove sei saltato fuori? Direttamente dalle colline a noi occhi, eh? Ah, ne arriva un altro. Cacchio. Gente molto accogliente da queste parti. Certo, se si vedesse qualcosa sarebbe anche meglio. Eccoci arrivati alla villa dei Carter. Ok, sempre pronto a dare una mano. Oh cacchio, un tribale. Attenzione cani. Maledizione, quanto sono resistenti questi. Oh cavolo, poverino. Non so chi sei, ma devi aiutarmi se vuoi sopravvivere. Ah, che bello. Non si fa mai nulla per nulla, eh? Credo che stiano per aprire una breccia nelle mura interne. Seguimi, sto andando a controllare. Ok, dammi un attimo, curo il tuo cane. Ok, tutto a posto, Jerry. Ok, ti seguo. Ehi, qua. Ci penso io. Mi stavo chiedendo dove sono entrati. Sembra che arrivino dal piano superiore. Brigati, seguimi. Andiamo. Attraversa queste porte e sali le scale. Scopri da dove arrivano e fermali. Io darò un'occhiata alle telecamere qui. Sbrigati. D'accordo. Che è stato? Ah, ecco da dove siete arrivati. Oh, maledetti. Datemi quella bella ascia. Forza. Maledetti. Neanche 5 minuti che siamo qua, eh. Allora, non so come dirtelo, ma hai un'infestazione di tribali. Una roba un po' strana. Oh, scusami. Diventerai cibo per la pianta di Punga. Valla a dire a qualcun altro. Meno male che la fauna locale doveva essere ospitale. Ma vattene, va. Imparate a combattere a mani nude, siete tribali. L'esplosione dovrebbe funzionare. Magari vicino al buco troverai dell'esplosivo da colpire. Beh, qualche idea ce l'ho. Però non so quanto sia sicuro far esplodere qualcosa in una casa fatta di legno e sputo. Ma d'altronde, ehi, non è un mio problema, no? Tutto a posto. Ehi, qua. Oh, da dove sei saltato fuori? Sbrigati e vieni qui. Sembra che stiano per aprire una breccia nell'ala est. Allora muoviamoci. Ecco fatto. Finalmente finita. Oh, meno male. Ma che... Non era finita? Non è finita finché non facciamo saltare un altro muro, immagino. Sbrigati. Entra prima che ne escano altri. Scopri da dove arrivano e fermali. Certo, Desmond, ci penso io. Oh, qualcuno è apparso. Oh, porca miseria. Non credo che fossero arrivati da qua. Ok, giochiamo pesante allora. Certo, di cose strane me ne sono capitate. Cadere da un pavimento, questa è la prima volta. Dormi per sempre. Ah, penso che fosse la prima volta che vedevate un'ascia automatica voi, no? Oh, comunque siete belli e resistenti per essere praticamente vestiti di stracci. Che cazzo?
Dove? Peccato! Ti devo dare cibo per la pianta di Punga. Ah, certo, certo. Ok, io sono caduto da qua sopra. Ma va, stai via. Dove? Forza! Vi aspetto tutti quanti. Ah, la soddisfazione di un combattimento a mani nude. Ehi, sarò venuto anche qua per sistemarmi il karma, ma questo non vuol dire che non mi posso divertire. Sì, sì, la missione salva la ragazzina, sì, sì, sì. Ricordiamoci che comunque è lei che si è cacciata in questo guaio. Io sono qua per sistemarmi la coscienza e ad aiutare una povera signora. Sì, anche io ti ho trovato. E non immagini quanto è divertente farlo. Ma vai via. Problema risolto! Ora hanno un passaggio in meno da cui entrare. Seguimi. Credo che ora ci attaccheranno senza pietà. Ah, che bello. E allora aspettami. Preparo l'artiglieria pesante. Eccoli che arrivano. Secondo piano a destra. Andate, stronzi! Prossimi? A destra, primo piano. Beccatevi questo! Non mi passare davanti, scemo! Non farlo mai più! Non farlo mai più! Primo piano! Preso! Ecco fatto, povero cane, dopo ti sistemo. Kaboom! Hai visto? Sono bravissimo. Ma pensa quanto erano preparati questi. Ecco qua, il tuo cane è ritornato come prima. E tu saresti l'eroe, giusto? Pensi di arrivare qui e salvarmi all'ultimo minuto? In realtà no, mi stavo divertendo. Avevo tutto sotto controllo e non ho nemmeno dovuto usare l'esplosivo. Ok. Ma questo avrebbe rovinato un po' di quadri. Quindi tanto meglio se sei qui. Mi chiamo Desmond. Ciao Desmond. Quindi di cosa stiamo parlando io e te? Quel tipo che uccide tutti quelli che si trovano fuori dalla mia stanza di sicurezza lascia un bel macello da pulire. Il tipo standard, insomma. Di certo non il tipo da sprecare su dei selvaggi ignoranti come quelli. E poi sei qui proprio da quando mi hanno attaccato. Ora ti dico cosa farò. Ti darò qualche consiglio per la prossima volta in cui ti troverai a dover combattere in condizioni estreme. Senti Desmond, ho superato cose che tu neanche immagini. Difensore supremo, da ora in poi potrai infliggere più danni e difenderti meglio quando sei in posizione di riposo. Ah, ok. E riceverò un addestramento completo, mio signore? Ma certo, c'è sempre una possibilità. Ma quello che guadagnerai dipenderà dalla tua capacità di eseguire gli ordini. Ah, come fosse non la prima volta. Sei l'abitante della zona contaminata più demente che abbia incontrato. Per cui credo che potrai metterti al lavoro e capire cosa sta succedendo. Sì, ma abbassiamo i toni. Una ricompensa consistente. So che voi contaminati ci tenete molto a queste cose. Decidi. Desmond, abbassa un po' il tono, sai? Cosa devo fare coi tribali? Devi fare molta attenzione quando parlo. Quei maledetti melmosi mi vogliono morto, ma non mi hanno fatto il fottuto piacere di spiegarmi il motivo. Ottimo! Devi intrufolarti nella setta e scoprire cosa passa loro per quella testa svampita che hanno. Fai il bravo cuccioletto e il vecchio Desmond ti darà un biscotto. Desmond, e poi sono pronto a spararti se vuoi. Potrai rubare. Di che tipo di ricompensa parliamo? L'unica valuta affidabile del mondo, le informazioni. Tu mi fornisci informazioni preziose sui tribali e io ti pago in natura. Ho qualche altro consiglio da darti, se finora non sono stati abbastanza esaurienti. Tu sei un uomo che sa contrattare, amico mio. Come faccio a infiltrarmi? Semplicissimo. In questo momento si staranno chiedendo che fine abbiano fatto i loro cacciatori. E credi che mi faranno entrare? Questa è gente che pensa che farsi un buco nel cranio possa espandere la loro mente. Ah. Non sono esattamente degli scienziati. Ah beh, allora. Vai alla cattedrale e chiedi con garbo. Quando sei dentro, trova il bastardo che comanda e scopri cosa stanno combinando. D'accordo. Ho solo bisogno di informazioni. Niente violenza. Per ora. Momento.
Mi piace come ragioni. Rimani con me e imparerai a fare le cose con classe. Ok, Desmond. Mi hai convinto. Torno al lavoro. E io vado al lavoro. Cagnolini, cercate di non morire. Mi siete simpatici.